Buongiorno a tutti, ben ritrovati. 12:36 minuti in questo istante. Oggi mercoledì 3 marzo. Iniziamo una nuova puntata di Good Morning Milano in vostra compagnia, sempre qui in diretta dagli studi di Milano All News. Una giornata dove stava splendendo il sole fino a poco fa sulla nostra città, ma incomincia adesso a incupirsi un pochino la giornata, e andiamo a vedere anche in diretta il livello dell'inquinamento atmosferico in questo momento sulla nostra città. Arianna, le 100 arianne installate sui balconi e sui terrazzi della nostra città ci danno un dato medio cittadino di 39 microgrammi per metro cubo sul PM2,5. La rilevazione è fatta appunto da Wise Air, che ha installato queste centinaia di vasi. Le vedete anche nella nostra webcam, l'avete visto, è un vaso appunto che al suo interno può contenere una pianta, ma soprattutto ha al suo interno un chip, un sensore che annusa, diciamo, respira l'aria della città e ci dà anche il corrispettivo dei livelli di inquinamento. Ad esempio, in questo momento 39 microgrammi per metro cubo, la media cittadina del PM2,5. Questa è la rilevazione in questo momento in tempo reale di Arianna. Andiamo avanti con la nostra puntata, anzi apriamo la nostra puntata quest'oggi con un ospite d'eccezione, un progetto molto interessante che prende vita in un luogo storico della città. Stiamo parlando della casa di Alda Merini, in uno dei quartieri forse più importanti della nostra città, quello dei Navigli, quell'angolo di mondo che va tra il Naviglio Grande, il Naviglio Pavese e via Magolfa. Lì era insomma l'habitat dove Alda Merini viveva e dove usciva e dove annusava anche lei la nostra città, in modo da poi poterne raccontare le gesta nelle sue milioni e milioni di opere che possiamo andare ogni giorno, volendo anche, a scoprire proprio nella casa Alda Merini, che da poco ha un nuovo e nuovissimo progetto al suo interno. Ma per parlarne, per capirne meglio, ne parliamo con Donatella Massimilla, che vedo collegata con noi, direttrice creativa del CETEC. Buongiorno Donatella e benvenuta a Good Morning Milano. Ciao, grazie dell'ospitalità. Grazie a te per aver accettato il nostro invito. Dicevo appunto, Alda Merini, quando si parla di Milano, quando si parla di Milano e di milanesi, non si può non parlare di Alda Merini. Ci stiamo avvicinando oltretutto al 21 marzo, giorno del suo compleanno, e voi avete da poco vinto un importante bando del Municipio 6 per la gestione di, per i prossimi 5 anni, se non mi ricordo, se non sbaglio, sì, appunto, sì, dello spazio della casa Alda Merini, con un progetto che si chiama Le Stanze di Alda, giusto? Sì, esattamente, con una bellissima nuova rete di realtà. Il CETEC, che io dirigo da tanti anni, il Centro Europeo Teatro e Carcere, è capofila della rete Piccola Ape Furibonda, dove sia Ebano, Errante che Promis, associazioni che hanno tutte nel cuore inclusione sociale e arte, teatro, fotografia e nuovi linguaggi di comunicazione, anche per giovani, ma anche per donne fragili, gestirà la casa con questo progetto che appunto tu ricordi, il titolo è Le Stanze di Alda, perché come sappiamo il prezioso piccolo museo della Casa delle Arti Spazio Alda Merini custodisce anche la memoria di Alda con la sua stanza da letto, la sua macchina da scrivere, il pianoforte, pezzi di Muro degli Angeli, il muro dove lei scriveva con il rossetto i versi, ma anche i numeri di cellulare dei suoi amici intimi, a cui dettava a volte anche aforismi, come ad Alberto Casiraghi o a Mosca Mondadori, di notte, al telefono, poesie estemporanee, che vorremmo far conoscere molto anche ai giovani. In questa nuova gestione avremo due bar, uno interno che chiameremo Bar Charlie, come il bar dove lei andava a Ripa di Porta Ticinese. Charlie era un cane, e noi faremo anche il bar all'aperto con un apecar dog friendly, con questa nostra piccola apecar di teatro e cibo di strada sotto la tettoia di Casa Merini. L'idea è quella di avere dei laboratori che sono continuativi,
ovviamente delle presentazioni di libri, delle presentazioni di film, ma soprattutto nella stanza superiore, quella proprio che si affaccia al luogo della memoria. E alcune attrici, anche ex detenute, alcune in borsa lavoro con il Comune di Milano, attrici che dal carcere vengono tutti i giorni a lavorare lì e la sera rientrano in carcere, saranno anche le guide di questo museo. Faremo anche un museo virtuale, sperando però il 21 di inaugurare dal vivo e Dal vivo. all'aperto. Donatella, hai parlato spesso di carcere, perché appunto Cetek, diciamo che fonda le sue Lavora radici da in 30 quel anni, mondo, sì. no? Raccontaci un po' appunto di cos'è il Cetek, anche così capiamo Ma bene guarda, l'opera come che ti sono fate. detto, il carcere abbiamo fatto in tanti anni di attività, non solo a San Vittore, prima sezione maschile con un gruppo che si chiamava La Nave dei Folli, che ospitò baratti storici con Giorgio Strehler, con Eugenio Barba, ma poi anche e soprattutto al femminile, dove abbiamo ospitato invece Dario Fo ed altri maestri. Abbiamo fatto pedagogia e teatro come forma di cambiamento, di trasformazione, lavorando sui vissuti delle persone recluse, incontrando grandi trame, per cui a volte era Shakespeare, a volte era Genet, a volte era García Lorca nella casa di Bernarda Alba e finalmente adesso anche delle drammaturgie scritte con alcune attrici e autrici che dal carcere portano fuori le loro voci di dentro. Ci sembra che questa missione, più che mission, sia arrivata nel luogo giusto, cioè la casa ospitando noi, ospitando Errante che lavora soprattutto nel municipio 8 e a Gratosoglio con donne migranti, anche con percorsi artistici e biografici, proprio di narrazione teatrale, lavorando con Promis, che è una società di comunicazione che insegnerà anche il code alle donne migranti, lavorando con Ebano, che gestisce anche delle case per donne maltrattate, ma che ha una grande sensibilità anche a fare percorsi di formazione lavorativo, e quindi anche il bar sarà cogestito da Ebano e dal CETEC, dentro e fuori la Casa Merini. Speriamo di fare un progetto al femminile, pieno di poesia, ricco di contaminazione di linguaggi e che si affaccia, scusami se lo dico, non solo su Via Magolfa e sui Navigli, ma anche su Via Gola, anche nei Giusto. luoghi altri che hanno, secondo me, con noi in comune tanto. Per cui noi speriamo anche di poter creare delle connessioni forti con i cortili, con i caseggiati, per una rigenerazione umana, oltre che urbana, di tutti questi luoghi messi in rete dal Municipio 6. Hai fatto bene a ricordarlo, perché troppo spesso quando si parla di Navigli, appunto si pensa alla movida, alla Darsena, al bello del Naviglio, al vivere sulle case molto costose del Naviglio, ma giustamente ci ricordi che esiste anche un'altra faccia però di quella zona, ad Esatto. esempio simboleggiata, diciamo, da Via Gola, ma non solo, nel senso che sappiamo, insomma, le situazioni di disagio spesso e volentieri si possono trovare poi anche in situazioni magari nascoste che fanno fatica a uscire e venire fuori. In questo come potete aiutare, ad esempio, un Ma quartiere o delle guarda, zone del genere? io ti rispondo proprio di cuore. Prendendo le chiavi della casa l'8 marzo e facendo l'inaugurazione il 21 con una performance appunto che si dipanerà con Andrea Bianconi e Casa Testori dal Ponte Aldamerini a Via Magolfa, noi speriamo, preparando questo evento, e lo stiamo già facendo, di dialogare e intercettare tutte le realtà del territorio. Quindi la casa sarà aperta tutti i giorni, questa è una grande novità rispetto a prima, perché era gestita dalla Casa delle Artiste, però non era aperta tutti i giorni. Noi che siamo quattro associazioni riusciamo a coprire e ad aprire tutti i giorni, che vuol dire anche essere un punto di riferimento, speriamo, non solo per le donne, anche per i giovani artisti, ma anche per i giovani, anche per creare delle connessioni con le tante associazioni, perché in questi giorni sto scoprendo proprio un lavoro incredibile che da anni e anni fanno tantissime associazioni e fondazioni, anche nei caseggiati, anche nei cortili di Via Gola e non solo. E quindi creare un dialogo, creare proprio la possibilità di
confrontarsi e costruire insieme dei percorsi che sono di natura culturale, partecipati dal basso. Noi lo facciamo perché avevamo già sede all'IC Capponi, che è una scuola storica dei Navigli a via Pestalozzi, davanti San Cristoforo, e durante la pandemia abbiamo lavorato con loro a progetti incredibili, anche di formazione a distanza col teatro. Bellissimo. Cioè, ci siamo inventati dei Pinocchi di Rodari online road. Ovviamente lavoriamo in sinergia con Fondazione Comunità Milano, con tanti enti, però diciamo che la cosa più importante è lavorare in sinergia con le persone. E allora, anche se all'inizio dovremo faticare un po' per farci conoscere, no? E costruire questi nuovi 5 anni, speriamo di poterlo fare anche così, mettendo a disposizione quello che siamo. Cioè, siamo persone innamorate e appassionate, ecco, del lavoro trasformativo che l'arte può compiere, Donatella, in tutti i luoghi. Donatella, ci hai ricordato quindi che appunto l'8 marzo prenderete in mano le chiavi di questo bellissimo luogo, sì, importante, storico, ma soprattutto il 21 marzo invece lo inaugurerete. Raccontaci un po', sì, che cosa ci dobbiamo aspettare il 21 marzo. Diamo per scontato che possiamo venire tutti a vederlo, poi cosa succederà, ma diamo per scontato che saremo tutti a vederlo. Ci sarà una diretta Instagram e il presidente del municipio Santo Minnite ovviamente ci ha mandato già delle sue parole per un comunicato stampa che parte oggi, quindi non posso spoilerare molto, però ti dico subito che il sogno canta su una corda sola. E questo è il titolo dei versi della performance che Andrea Bianconi, insieme a Casa Testori, in collaborazione artistica con me per una supervisione e anche un'ambientazione registica, con 21 artiste, alcune artiste vengono dal carcere, altre artiste sono cittadine che lavorano con noi in un laboratorio del municipio 6 che raccoglie donne di 80 anni piuttosto che ventenni, che si chiamavano Erinni perché erano un po' litigiose, ma adesso chiamiamo Merinni, con queste 21 donne e con queste giovani artiste provenienti da diversi luoghi, ci passeremo questi versi in questo telefono senza filo, distanziati per 400 metri, e arrivare alla casa dove poi con il performer Andrea Bianconi, Gilberta Crispino, che è un'attrice cantante storica del CETEC, Gian Pietro Marazza, che è il nostro fisarmonicista da 30 anni, e io stessa, l'artista Andrea Bianconi comperrà su una grande tela sul muro della casa una nuova opera con i 90 titoli, avrebbe compiuto 90 anni Alda, di questa nuova opera poetica che poi dona alla casa. Ecco, tutto questo. Un modo per iniziare. Tutto questo il 21 marzo, dacci le coordinate. 5, sì. Ecco, dacci le coordinate appunto per seguire meglio la performance. Allora, io vi dico già che comunque su Instagram ci sarà una diretta, ovviamente sia Instagram che Facebook, che il nuovo sito, stanno nascendo ora come Spazio Alda Merinni. Okay. Comunque potete già mettere like e collegarvi per avere man mano nei prossimi giorni tutte le informazioni, o per seguirci con distanziamento e attenzione, venirci comunque a spiare dal vivo, oppure per vederci in streaming. Perfetto. Va bene, Donatella, io ti ringrazio tantissimo, allora, davvero, complimenti, e speriamo di vederci il 21 grazie marzo a voi. Per questa bellissima inaugurazione. Grazie, un grazie abbraccio. Mille a te, grazie mille Donatella. Ciao. Massimilla, grazie mille. Ciao, ciao. Continuiamo a parlare di fantastiche donne, perché dopo Alda Merinni arrivano loro, sono le foche parlanti, lo sapete, in questo momento di metà puntata arrivano con le loro incursioni poetiche. Oggi è il turno di Alice Bertolasi con vediamo, perché sapete che Alice ci lascerà sicuramente senza parole. Dire grazie, scusa, apostrofo l'aria intorno al mio giunco, piegata l'armonia sbilanciata verso il tuo rovistare le mie certezze, essi eppure al di là di tutte le spinte sono materie sottili in corpi densi, le giornate intere. Questione di rivincite.
parlarci chiaro e vedere l'oscuro tutto attorno, il volume dell'emozione. Coraggio abitabile per amarsi solidi. Grazie mille Alice Bertolasi, grazie mille alle foche parlanti. Questi sono quei momenti che abbiamo ogni volta in trasmissione per poter appunto prendere un attimo di respiro, anche per dare la possibilità, non me lo nascondo, alla regia di ottimizzare il collegamento che in questo momento vedo quasi completato con l'ospite del mercoledì. Magari tirate dentro un po', ecco, perfetto. Sto parlando di Albi Oxa, che viene richiamato al citofono, credo, non so. Allora, andiamo a vedere subito il collegamento. Dai, regia, andiamo, colleghiamoci con Albi Oxa e Simona Dellutri. Eccoli qua, buongiorno Albi. Buongiorno, buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Ok, Buongiorno a tutti. non sai, non so come dire in italiano, che ti sei tirato dietro dalla regia oggi, sei collegato tardissimo, però per fortuna riusciamo comunque ad averti qui ospite. Anzi, siamo contenti di averti perché ci hai portato Simona, che è la founder di Valori App. Esattamente, esattamente. Simona è la founder di Valori App ed è il nostro main partner digitale, quindi stiamo sviluppando insieme un percorso per anche noi consolidare la nostra identità, insomma, digitale di Milano Integra e per poter fare delle azioni utilizzando appunto le risorse che il digitale ci offre, che poi portino del beneficio al nostro target, quindi ai giovani e Ma allora alle comunità. Simona, io ti chiedo di raccontarci che cos'è bene Valori App. L'abbiamo già conosciuta durante queste settimane, grazie ad Albi, grazie ai vari interventi di Milano Integra. Però appunto, visto che ti abbiamo qua, ti sfruttiamo e facci sapere, spiegaci bene che cos'è Valori App e perché dovremmo usarla. Grazie, grazie mille. Allora, Valori App è un social dedicato ai giovani per orientarsi al futuro, per parlare delle proprie passioni e confrontarsi anche con esperti di vari settori ed entrare anche in contatto con aziende, quindi poi avere l'opportunità di trasformare in qualche modo, capire la propria passione e poi trovare aziende nelle quali potersi soddisfare e realizzare lavorativamente. È un progetto quindi digitale che però poi porta i giovani a fare realmente delle esperienze reali, quindi nell'agire li portiamo a vivere confronti sia tra giovani attraverso dei tavoli di lavoro per realizzare dei progetti. Abbiamo realizzato dei cortometraggi, stiamo realizzando il primo ebook. Quindi i ragazzi che entrano dentro Valori in realtà iniziano con postando le loro passioni, parlando appunto di ciò che amano fare realmente e poi dimostrandoci comunque la loro voglia di fare, di realizzare anche i loro progetti, capendo qual è la propria strada, possono entrare in contatto con altri giovani come loro, o con mentori che possono aiutarli a trasformare anche solo un'idea in un progetto reale. E come nasce quindi, Albi, questo connubio tra voi e Valori App? Ma allora, diciamo che prima di tutto c'è da ringraziare Elisa Chiaradia per questo, per questa partnership, perché insomma è stata Elisa a identificare Valori e a poi insomma farci creare questa grossa opportunità. Sicuramente qui si parla di valori e la prima cosa che ci unisce sono proprio i valori di cui entrambi i progetti sono costituiti, quindi parliamo di inclusione, di orientamento e di inserimento, no? Sono un po', diciamo, le tre macro azioni che sia Valori e sia Milano Integra fa. Chiaramente siamo stati fortemente attratti dall'approccio che Valori usa, no? Quindi tramite il digitale, tramite la piattaforma, quindi disponibile, insomma, su tutto il territorio nazionale, per poi poter avvicinare, nel caso specifico, la Next Generation, quindi i giovani, e metterli in contatto con realtà, quindi del mondo lavorativo, piuttosto che associazioni, piuttosto che insomma, quindi uscendo dalla fase poi di gioventù, collegandola con la fase di impegno alla vita, quella insomma anche professionale. Quindi
questo è stato il primo valore importante che abbiamo condiviso. Dopodiché sicuramente lo spirito di volere sviluppare progetti quindi che partono da esperienze personali, capitalizzate e riversate poi in progetti rivolti al bene altrui, no? Quindi personalmente è questa l'analisi che spiego sempre quando parlo di Valori di Milano Integra. Quello che mi piace tantissimo di Valori, tra le tante cose, è ad esempio la struttura interna della piattaforma, che è divisa in due parti, no? Quindi c'è la parte passion, passioni, dove ci sono gli utenti, i giovani, e c'è la parte future, quindi, come dice la parola stesso, quindi dove ci sono le aziende piuttosto che le associazioni, e quindi la comunicazione avviene in modo molto diretta, no? E molto semplice e immediata tra i giovani, che possono chiaramente rivolgersi alle aziende, alle associazioni, e di conseguenza anche le aziende diventa un luogo in cui ricercare ipotetiche nuove risorse. Chiarissimo. Ricordiamo bene appunto che Milano Integra aiuta chiunque arrivi nella nostra città, giusto? Cioè chiunque voglia trovare la sua strada all'interno di Milano, così che funziona, esatto, giusto? Esattamente. In che maniera, Albi? Allora, noi lo facciamo principalmente in due modi. Uno, accogliendo le persone, quindi sia in modo fisico tramite insomma il nostro ufficio a Milano, sia in modo digitale, appunto avvalendoci anche di Valori. Quindi se la persona non è ancora arrivata a Milano e ha necessità di ricevere tutta una serie di orientamento, quindi può scaricare Valori, può contattarci mediante una chat immediata e gratuita, e quindi questa è la prima assistenza, no? Dopodiché, dopo che la persona ci ha conosciuti e ha ricevuto l'assistenza iniziale, può essere poi anche seguita nel secondo percorso, che è quello che chiamiamo il programma MIM, no? Del modello di integrazione metropolitano, che contiene tutta una serie di, chiamiamoli, moduli di formazione con delle tematiche specifiche, quindi sostenibilità, cittadinanza attiva, comunicazione, eccetera, eccetera, tutti fattori che noi riteniamo siano indispensabili per poter, diciamo, costruire una presenza in città e per poi essere in grado quindi di riconoscere le opportunità che le città offrono. Le città, in questo caso noi partiamo da Milano. Simona, invece sono curioso di sapere una cosa. Come ti è venuta l'idea di fare... Bella domanda. Una follia. Allora, non è retorica, ma a 40 anni ho deciso di cambiare vita. Quindi da manager di aziende internazionali ho deciso in realtà di mollare tutto e dedicarmi ai giovani. Era il momento in cui si parlava di app, quindi ti parlo di 4-5 anni fa, e ho iniziato a imparare che cos'era un'app. E poi ho studiato come i giovani la utilizzavano e perché utilizzavano moltissimo questo strumento. E alla fine ho voluto mettere insieme questa loro esigenza di avere comunque tutte le informazioni a portata di un click, con la possibilità invece di dare risposta a un loro grido, a un loro bisogno, che era quello di essere ascoltati e quello di poter realizzare un mondo all'altezza dei sogni che hanno, dalla frase di Ligabue che ho letto su un muro mentre stavo andando a Milano a seguire un corso di web app. Quindi era tutto legato alla fine. Questa è stata l'idea. Cosa può trovare un ragazzo o una ragazza che va su Valori in questo momento? Quali sono i best click del momento? Allora, abbiamo un ultimissimo appuntamento importante, che è la Milano Digital Week, quindi un evento importante nel quale saremo con Milano Integra presenti con 4 appuntamenti, quindi tutti i ragazzi avranno la possibilità di partecipare, quindi da domani rispondere a dei sondaggi. Avremo 4 ospiti, 4 appuntamenti importanti, il 18, il 19, il 20 e il 21, che parleranno di appunto digitale in modo consapevole, con ospiti che andiamo da Fiona, Tech Princess, una youtuber famosa, piuttosto che il prof Strambo, per poter parlare con i giovani, confrontarsi con loro e soprattutto ascoltare eventuali progetti che loro hanno e vorrebbero realizzare grazie all'uso consapevole del digitale. E l'idea è quella di eleggere The Digital Lover 2021 durante questi nostri appuntamenti, quindi invitiamo veramente tutti i ragazzi a partecipare e a pubblicare su Valori poi i loro progetti, perché poi verranno scelti da lì.
Ecco, allora, dateci appunto le coordinate per seguire anche questa Digital Week, per potervi mandare tutto, che siamo in chiusura, così poi tutti quanti andremo in regia a usare Valori per mandarvi i nostri progetti. Allora, io sono un po' fuori target, Valori... più che altro gli altri. Scaricate Valori App, andate su Future, cercate Milano Integra e lì trovate il link proprio per prenotarvi, perché poi le dirette saranno su Zoom, ma i posti sono limitati. Quindi vi aspettiamo su Valori App, assolutamente. Chiarissimo, perfetto. Allora io, Simona, ti ringrazio tantissimo. Albi, grazie mille davvero di averci portato anche questo grazie. Valore aggiunto appunto con Valori App e ti aspetto vi ho promesso settimana prossima. Che sì, come, insomma, mantengo le promesse, no? La mia promessa all'inizio della nostra collaborazione è stata quella di portare a Milano realtà interessanti, quindi... E lo stai facendo. Va bene. E lo stai facendo. E grazie mille davvero allora per il lavoro che fa Milano Integra. Ricordiamo il sito internet. www.milanointegra.org. Lì potete conoscerci, potete vedere chi siamo, cosa facciamo, come lo facciamo. Diversamente, dopo aver visitato il sito, scaricate Valori App e potete subito chattare e conoscerci ancora più a fondo. Ricordiamo che Albi Oxa risponde anche di notte, se volete usare Valori App e chattare, è sempre disponibile, anzi meglio, è consigliabile dopo tra le 3 del mattino e le 4. C'è scritto anche io la postilla sempre sotto Valori, c'è prossimo. Scritto, sì, c'è scritto sempre appunto, se volete parlare con prossimo. Lui, va bene. Va bene Albi, io ti ringrazio tantissimo. Simona, è stato un piacere conoscerti, spero di rivederti presto qui collegata con noi o magari anche finalmente di rivedervi anche ospiti prima o poi qui fisicamente. Grazie mille, buon lavoro e complimenti a tutta la squadra di Valori App, che so che insomma fa un gran lavoro tutti i giorni. Grazie, buon lavoro a voi, a presto. Grazie mille grazie a Simona Dell'Utri e ad Albi Oxa, grazie mille davvero, ci vediamo Albi settimana prossima ancora per parlare di Milano Integra. Grazie mille. Grazie ancora, buona settimana. Siamo in conclusione, siamo arrivati alla fine della nostra puntata, io vi ringrazio davvero per averci seguito, sono le 13.03 di oggi, mercoledì 3 marzo, vi saluto, vi ringrazio e vi do appuntamento a venerdì per un nuovo appuntamento sempre qui con Good Morning Milano in diretta dagli studi di Milano All News. Grazie mille, arrivederci, a presto.